Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su IVA Game Sport. Oggi siamo qui tornati qui ragazzi con un nuovissimo video su FC24 e oggi andiamo a fare una cosa che ho visto fare a Giuse 360 qui sempre su YouTube. Ovviamente lui già le fa queste cose da anni e anni. Io voglio iniziare a fare contenuti del genere sempre su FC24. Oggi andremo ragazzi a distruggere, ricostruire la Juventus su FC24. Ma come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Vi ricordo che tutti i video escono tutti i giorni alle ore 13 qui su Even Game Sport, tutti gli shorts dal 10 alle 19 di sera. Quindi vi raccomando, ragazzi, attivate pure la campanella così non vi perdete veramente nulla. Incominciamo immediatamente. Allora, eccoci qua. Ho già distrutto completamente la Juventus. Questa qua è la nostra formazione. Questi sono solamente i nostri calciatori. E ragazzi, dobbiamo andarla a ricostruire, andando a comprare qualcuno. Io già ho una formazione in mente, già ce l'avevo onestamente, con Cambiaso qui, Giallo e Gatti, loro tre non li voglio toccare. Alexandre De Ciglio magari li toccheremo, McKennie resta qui, Fagioli resta qui, Miretti in caso lo togliamo perché non mi piace tantissimo. E l'attacco, ragazzi, ovviamente è da rifare. Potremmo fare pure così in centrocampo, con Cici lui e Cici lui, però Fagioli sì, però Alcaraz non mi piace, quindi dovremmo cambiare all'incirca, facendo due conti, ben sei calciatori. Quindi dobbiamo andare a ricostruire questa squadra. Io già qualche giocatore in mente ce l'avrei. In porta potremmo prendere il portiere della Georgia, Mamardashvili, anche se credo che costi un pochettino, vedendo un po' la clausola rescissoria che ha. Come terzino destro, io onestamente ho qualche dubbio su chi prendere, però ero indeciso tra il buon Gusto del Chelsea, Malo Gusto che sembra veramente promettente questo giocatore, oppure avevo pensato anche con un pochettino però con più denaro dovremmo secondo me anche spenderci il buon Wan-Bissaka, che comunque già sarebbe un buon terzino destro. In difesa abbiamo detto che dovevamo prendere un difensore centrale anche abbastanza solido. Avevo pensato o il buon Kim Min-jae, ex Napoli, adesso del Bayern Monaco, oppure avevo anche qui pensato di prendere un bel Rudiger bello solido per la difesa. E vediamo un pochettino. Quindi Antonio Rudiger. Io ho visto che non ho visto proprio il video di Giuse 360, ma ho visto che ha fatto questa idea. Potevamo farlo anche, ragazzi, che ne so, facendo una stagione con questa squadra che abbiamo, ma non era molto carina. Ho distrutto completamente la squadra, invece la facciamo subito con una singola stagione già ricostruita. Ditemi qui sotto nei commenti se ovviamente questa tipologia di video vi piace e soprattutto ragazzi se arriviamo a 100 visualizzazioni in questo video, quindi condividete il video con gli amici, andiamo a fare anche di un'altra squadra di Serie A. Me lo dite qui sotto nei commenti, già qualche idea ce l'avrei. Come portiere io ho iniziato come detto Mamardashvili. Se non dovessimo farcela per Mamardashvili potremmo prendere un portiere italiano che sarebbe secondo me Vicario anche abbastanza buono, quindi Guglielmino Vicario. Invece Guglielmo, chiedo scusa, Guglielmo Vicario. Invece per il centrocampo ci serve qualcuno di sostanza, qualcuno di veramente molto forte. Avevo pensato a Douglas Luiz, che anche Real Life è ufficializzato alla Juventus, quindi sarebbe un buon colpo lui, perfetto. Invece in attacco ci servono ben due slot, quindi due giocatori da andare a sostituire per l'attacco. Uno mi piacerebbe tanto acquistare il buon Kunku del Chelsea, e l'altro sarebbe il buon Gyökeres del Sporting Lisbona, anche se ovviamente costa un bel po', non costa per niente poco, quindi dobbiamo vedere un po' se ci arriviamo o meno con i soldi, con il denaro, eccetera, eccetera. Per invece, sempre ancora in attacco, avevo pensato al buon Alexander Isak del Newcastle, che è sempre anche lui molto, 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 molto forte. E in centrocampo avevo pensato pure al buon o buon Kimmich, oppure cambiare direttamente prendendo anche un buon Nico Williams, anche se non credo che costi poco, onestamente. Quindi Nico Williams,
eccolo qua, e poi vorrei mettere anche l'ultimo e l'ultimissimo difensore, che sarebbe Schlotterbeck della nazionale tedesca, ma anche ovviamente, no, era Nico, scusatemi, è Nico Schlotterbeck, quello forte del Dortmund. Vabbè, scriviamo direttamente qui Nico Schlotterbeck, eccolo qua, 23 anni. Allora, andiamo immediatamente, ragazzi, facciamo passare qualche giorno, e faccio passare qualche giorno, così vediamo, mi spunta anche qualche cosa, qualche notizia. Vogliono Miretti, ragazzi, a noi ci farebbe veramente buono quei 23 milioni per Miretti, per andare a comprare qualcuno. Vi ho detto che non lo utilizzerò, quindi sarebbe buono. 22 milioni farebbero comodo, lui me ne vuole dare 17, io te ne chiedo 20 e tu me li dai, giusto? Perfetto, se lo andiamo a vendere sarebbe veramente veramente top. Questo è qua, al momento non ci interessa, e andiamo avanti. Andiamo avanti, altra offerta per il cartellino, questa volta di Weston McKennie. Onestamente lui non lo vorrei vendere, non lo vorrei vendere, però non ci faremo tanto, e quindi sti cazzi alla fine. Andiamo avanti, avanziamo un altro po'. Vogliono cambiare, neanche lui voglio vendere, quindi ragazzi, al momento rifiutiamo tutte le offerte. Vediamo se ci arrivano qualche notizia su quanto costano i diversi giocatori, ecco qua qualche resoconto. Facciamo passare ancora qualche giorno, poi facciamo, ragazzi, totalmente il calcio mercato, andando ad acquistare, come detto, tutti i calciatori. Andiamo, questo qua ovviamente vedete che già non lo facciamo, quindi possiamo continuare ad andare avanti fino al Belgio all'incirca. Vogliono anche loro Miretti, che ancora non se n'è andato. L'Atletico Madrid, anche per loro un'offerta, facciamo di 21 milioni di euro, e vediamo se se ne va. 20 milioni e 700, quasi 21. Perfetto, il Ciolito Simeone, mi ha detto sì, però dobbiamo vedere. Andiamo in trasferimento a mercato e iniziamo a acquistare, ragazzi. Iniziamo a acquistare. Io partirei da Douglas Luiz, come ho detto lo voglio, quindi andiamo a prenderlo, costicchia un po'. Vediamo se possiamo dare qualche centrocampista, però onestamente non ci abbiamo nessuno, perché li abbiamo tolti tutti quanti. Potremmo dargli Eric Junior e poi un'offerta di 34 milioni più la clausola di 15%. No, vogliono 50 milioni netti. Io te ne posso dare al massimo 43, onestamente. Tu ne dici 48, io ti alzo la rivendita al 15% e te ne do 44,5. Perfetto, va bene. Allora, Douglas Luiz ce l'abbiamo quasi, ci sono riuscito. Lui costa tanto, costa. Gusto costa pure, Van Bissaka un po' di meno, molto meno, andremo a prendere. Ecco, non lo voglio vendere, perfetto. Kimmijae costa tantissimo, anche lui. Allora, io andrei a prendere, onestamente. Allora, lo vogliono vendere? No, 93 milioni magari, no? Qua abbiamo qualche problemino. Qui qualche problemino lo possiamo, onestamente, avere. Allora, costano tanto, ragazzi. Costano tanto. Andiamo con Douglas Luiz. Allora, Douglas Luiz, diciamo importante, no, quindi vuole cruciale, e andiamo avanti. 4 anni e andiamo avanti, perfetto, via next, accettiamo il tutto ed è fatto. 100k, amici, 100k sono tanti, eh? Più il bonus di ingaggio di quasi 1 milione, però va bene. Primo colpo di calciomercato per la ricostruzione di questo Juventus. Lo abbiamo fatto, 44 milioni e mezzo più niente, perché il cartellino alla fine di il Junior non lo hanno voluto, e quindi meglio così. Allora, allora proviamo a prendere. Allora, mettiamo qui il bel Douglas Luiz, Fagioli, McKennie, in centrocampo ci siamo, in difesa ci siamo pure, ci mancano, come detto, loro tre per completare portiere e difesa. Quindi incentriamoci al momento sulla difesa. E io ho un giocatorino interessante per il terzino destro, però giovane. Abbiamo detto gusto, alla fine non lo possiamo vendere, perché ragazzi costa tantissimo, quindi non possiamo. Van Bissaka non lo vogliono dare via. Potremmo provarci per Pavard dell'Inter, che comunque non sarebbe per niente male. Benjamin Pavard,
comunque non costa neanche tanto. E poi in porta potremmo mettere il portiere più forte del mondo, secondo me, Manuelito Neuer, che lui verrebbe senza problemi e non costa veramente nulla. Quindi come ricostruire per 2 anni, secondo me, la squadra, Manuel Neuer ci starebbe. E allora la dobbiamo sì ricostruire, ragazzi, ma per farci almeno, ne faremo una stagione, però già è sempre qualcosa. Ti dico 4 milioni, che se te ne posso dare 3, perfetto, non è un problema per noi. Che comunque Manuel Neuer, ragazzi, come portiere 87 di overall, non lo buttiamo sicuramente. Allora, cruciale, ovviamente, giustamente pure. Durata del contratto 2 anni, perché tanto mi direi di sì. Ok, ignoriamo la clausola rescissoria, non ci pensare neanche, perché se la portano via mentre che giochiamo. E contratto facciamo un bel 70k a settimana e ci siamo, secondo me. Anche lui il bonus di ingaggio, va bene, 360k. Allora, secondo acquisto per questa ricostruzione, Manuel Neuer, acquistato per 4 milioni di euro. Quindi direi che anche lui è top. Ovviamente F, perché ve l'ho detto, però non volevo andare, anzi sul sicuro. Kimmich, ragazzi, non costa per niente poco, però lo voglio andare ad acquistare. Vediamo se mi accettano un'offerta di ben 50 milioni più il 15% sulla clausola di rivendita. Ne vogliono 74, ecco, mi sa che hanno rifiutato di me. Se facessimo 63 più Alexandro, anzi, allora facciamo 60 più Alexandro. No, ragazzi, costa troppo. Costa troppissimo. Costa troppissimo. E allora andiamo a prendere il nostro Benjamin Pavard. Vediamo se lui per 45 milioni con Alexandro ce la possiamo fare. Allora, nemmeno se attivo anche Alexa, però va bene, sti cazzi. Facciamo 38 milioni, anche se dovrei chiedere 45, però va bene. Troppo, no, troppo. Mi te ne posso dare 45 e 400, mi dici di no? 50 più il 15%, dai. 55, che cazzo. Vabbè, accettiamo, dai. Raga, se vogliamo un bel difensore centrale, o prendiamo lui o non prendiamo nessuno. Quindi Benjamin Pavard deve venire da noi. Che comunque, siamo a giallo e gatti, potremmo fare una bella difesa, raga. Dobbiamo vincere questo campionato, no? E secondo me con loro lo possiamo pure vincere. Allora, e lui ci siamo. Contratto di ben 5 anni e secondo me ci siamo pure. Perfetto. In attacco mi sta venendo qualche idea. Prima concludiamo lui. 88, 10 presenze, magari anche no. Mi chiederà più stipendi, infatti. 94.000. Praticamente, se non sbaglio, è quello che prende all'Inter. Allora, terzo acquisto per la difesa. Benjamin Pavard. Ok, molto bene. 55 milioni e mezzo, diciamo che non sono pochi. Potremmo chiedere di meno. Ma se non me l'accetta, come cazzo glielo chiedo di meno? E vabbè. Allora, i portieri li possiamo pure togliere. Difensori centrali anche, perché come detto già ce li abbiamo. Perfetto. E allora vediamo, continuiamo un altro po'. Ok, abbiamo appena venduto pure Miretti. Io ho messo, diciamo, nel lab mercato qualche attaccante e anche qualche terzino destro, perché praticamente ci mancano solamente questi due ruoli. Andiamo ancora qualche giorno in avanti, arriviamo al 1° di agosto. Vabbè, anche qua secondo me ci potremmo essere. Avete visto bene, ho chiesto di esaminare Marcus Thuram, ma non è il solo, anche per Moukoko ho chiesto se gli va. Ma io Segulov non lo venderei, perché ragazzi abbiamo pochi giocatori in panchina, quindi se imbocchiamo qualcuno potrebbe esserci qualche problemino. Quindi al momento questi qua non li vendiamo. Andiamo nel lab mercato e andiamo a prendere. Ho chiesto informazioni per Gyökeres, magari anche no. Isaac magari anche no. Kimmich no. Williams no. Moukoko, Thuram, Ciro Immobile, terzino destro Boy, Wolf e Carvajal. Quindi Gusto e Nkunku li possiamo pure togliere. Io onestamente andrei a prendere Carvajal, perché ragazzi è forte, già ha un bel overall, quindi ci potrebbe veramente aiutare per questa ricostruzione della Juventus, con ben, secondo me, anche 25 milioni più la rivendita. Ancora c'ha 31 anni, 32 milioni, perfetto. Io te ne devo chiedere, ragazzi, però per forza 28, perché sennò non ci arrivo completamente. Mi sa che non ci arrivo neanche con gli altri, cazzo. Questo è un piccolo problema. Difensore centrale, ne abbiamo qualcuno? Alexandro, vai. Prendi 3 milioni.
No, ne vuole ben 32. Diamogli 32 milioni. Che devo fare? Vediamo se Moukoko ce lo dà in prestito. Dimmi di sì, meno male, ringraziamo il signore. Però se lui ci vuole venire, termini, diritto di riscatto, perché vogliamo costruire anche per il futuro. 2 anni, solo un anno, va bene. E poi gli diamo bei 25 milioni. Vediamo se accettano. Magari anche no, facciamo così, se no paghiamo troppo. 30 milioni sono tanti, però possiamo accettare, perché secondo me se vinciamo e secondo me lo possiamo vincere il campionato, ce lo possiamo pagare. Ma boe, ce lo danno in prestito? No. Wow, eppure se n'è appena andato al Cadiz, aia. Però io boe, questa qua mi piace. Certo, ha valore di milioni, 30 milioni, quindi non so neanche quando mi conviene. Io sto Wolf l'ho visto un sacco giocare a live con il Borussia Dortmund. Ovviamente prendere Carvajal è totalmente un'altra cosa, quindi facciamo passare qualche giorno, andiamo a acquistare anche Carvajal. Reso Conti, va bene, vedo l'ora che ha dato di venirsi per Carvajal. Facciamo passare qualche giorno. Moukoko non ci vuole, ha rifiutato la Juventus, ma è rincoglionito veramente questo, porca di quella troia. E adesso ragazzi però i piani si vanno a complicare e non poco. I piani si vanno a complicare e non poco. Mi sa che dobbiamo andare a prendere Wolf e non Carvajal. Costa troppo, raga. Se no non ci arriviamo. Quindi gli do 6 milioni a loro. Se no non ci arriviamo veramente con i soldi. 6 milioni. Wolf lo andiamo a prendere. Guardate che è forte. Non lo sto acquistando per così. Guardate che è veramente forte. E anche qui su FC... 24 non è per niente male, dovrebbe essere anche abbastanza veloce, c'ha solo 28 anni, ci può fare veramente tanti anni qui. Un contratto di 4 anni diciamo che non è poco. Perfetto. Ignoriamo la clausola rescissoria, gli diamo bei 40k a settimana, così viene sicuro e non rischiamo. Ma è stupidi. Oh ragazzi, Dio santo, si è complicato il tutto, tutto si è complicato. Si è complicato tutto. Che cazzo però. Allora, poi no, Ciro Immobile lo andiamo a acquistare per ben 30 milioni, dai cazzo, via. Anzi, poi facciamo una cosa, gli diamo Alcaraz. Dove cazzo è Alcaraz? Non è il nostro peccato? Cosa in prestito, vabbè. Comunque se noi avremmo il Leeds, attenzione, attenzione. Se noi andassimo chiedo scusa, a acquistare Ciro Immobile, mi è venuta la prossima idea. Dai, vaffanculo. Vabbè, andiamo a acquistare noi Ciruzzo Immobile. Ascoltate un attimo, perché forse vado a risolvere un po' il problema per l'attacco. Ciro Immobile, cruciale. Guardate che è un ottimo attaccante, già conosce tutta la Serie A, quindi potrebbe farci molto bene. 3 anni di contratto, non sono pochi. Niente clausola rescissoria. Minchia quando vuole, va bene. Voi direte, ma non ci rimangono più soldi. Avete ragione, questo è il problema. Allora, Ciro Immobile, colpo secondo me molto forte per l'attacco, per il nostro attacco, per risanare questa Juventus. Colpo, dicono, anche buono. Loro li togliamo, in caso Wolf lo andiamo a prendere. E noi facciamo una bella cosa, Abrosa. E qua ce l'abbiamo qualche giocatore forte, ragazzi, che potremmo andare a riprendere. E io sto pensando di andare a riprendere no Juinsen, che è anche forte, però lasciamolo stare, né Arthur, né Rovella. Anche se Rovella, ragazzi, sembra bello forte, ma bello Sule. Ragazzi, Sule in attacco per far ricrescere Kajorg e lasciarlo là, e far ricrescere questa squadra, ci potrebbe veramente, veramente stare. E quindi andiamo qui. Allora, qui ci mettiamo bello Pavard, qui bello Neuer. Qui ci andiamo a mettere Immobile e anche Sule, che può fare la T, e quindi gli faremo fare la T. Un pochettino più qua, perché non lo mette. Vabbè, è a T comunque. Ciro Immobile, Sule, Douglas Luiz, Fagioli, McKennie, Pavard, Gatti, Giallo, Cambiaso, Neuer. In panchina abbiamo, sono anche una bella panchina alla fine, se ci pensate. E ancora ci manca il terzino destro. E come terzino destro, ragazzi, ho deciso di finire con Wolf. Quindi facciamo passare questi giorni e lo andiamo a acquistare ufficialmente prima, ovviamente, dell'inizio del calciomercato. Non ci vuole venire da noi? Ma vattene a fanculo.
non lo vado a comprare, ragazzi, con 24 milioni. 24 milioni vado a comprare altri giocatori. Se voleva venire, veniva in prestito. Ci ha rifiutato con il prestito di diritto di scatto e quindi vaffanculo. Allora, andiamo un attimo a vedere se possiamo riprendere il buon Wolf. Perfetto. Gli diamo 6 milioni di euro come l'offerta di poc'anzi. Ah, ecco. Aspettate un attimo. Deciglio. Facciamo uno scambio con Deciglio. Gli va? Gli va. Prende uno scambio con un milione e gli do anche. Vediamo se sono più gentili qua. Turnover, vabbè, andando che sarai titolarissimo. 5 anni me ne chiede 4. Ok. Ok, accettiamo il tutto. Questa volta non mi faccio fregare, quindi da Netoltano, tanto vattene a fanculo. 70k, rifiutami qua, te ne vai a fanculo. Perfetto. E quindi anche Wolf è fatta, ragazzi. E la formazione ce l'abbiamo. La formazione ce l'abbiamo. Mattia Di Scigli, più un milione per questo Wolf. Gli abbiamo dato sicuramente tanto, però ci serviva, ragazzi. Ci serviva come il pane. Lui va bene, questo qua va bene. Sulle Shiruz Mobile UEA, che comunque ci poteva fare il terzino, però al momento secondo me Wolf è superiore. UEA che lo mettiamo in panchina al momento al posto di Pinsuio. Loro li mettiamo qua e secondo me, ragazzi, possiamo iniziare questa nostra ricostruzione. Vediamo come va il sì, ragazzi, il campionato della Juventus su FC24 2023-2024. Andiamo. Ed eccoci qua, andiamo, ragazzi, immediatamente, vediamo come va. Allora, prima partita, non... aspettate un attimo, forse non, così non li vediamo. Vediamo se riesco, allora abbiamo pareggiato la prima, diciamo che non si è andato proprio bene. Che vuol dire vedi incontri? No. Ah, ok, ci fa vedere qua gli incontri, però al momento non ci interessa. Quindi facciamo una cosa. Andiamo avanti. Andiamo avanti qua. Perfetto, vai. Vediamo, ragazzi, come va. Ha vinto la, il Bologna contro la Juventus. Abbiamo vinto invece la prima partita noi contro l'Empoli. Li possiamo vedere qui negli ultimi risultati. Contro la Lazio andiamo a vincere per ben 3-2. Contro il Sassuolo andiamo a vincere per ben 3-2. Contro il Lecce pareggiamo 1-1. 0-0 contro il Bergamo Calcio, cioè l'Atalanta. Andiamo a vincere il derby di Torino 2-1 proprio contro il Torino. Vediamo un po' contro il Milan. Contro il Milan andiamo a pareggiare per ben 2-2. Comunque non sta andando malissimo. 4-1 contro, vinciamo noi contro il Verona. Vinciamo anche 2-0 contro la Fiorentina. Andiamo anche a pareggiare 1-1 contro il Cagliari. Potevamo sicuramente fare di più. E qua c'è il derby d'Italia, Juventus contro Inter. E va a vincere l'Inter, ragazzi, 2-1. Contro il Monza vinciamo per ben 2-1. Vediamo contro la, il Napoli, pareggiamo 1-1. Va benissimo anche così. Vinciamo 2-1 contro il Genova. Contro il Frosinone vinciamo un altro ben 2-1. Contro la Roma perdiamo per ben 3-1, quindi veramente tantissimo. Contro la Salernitana penso che vinciamo, e abbiamo vinto infatti però solamente 3-2. Contro il Sassuolo andiamo a pareggiare per ben 2-2. Contro invece il Lecce andiamo praticamente a vincere per ben 3-0, quindi nettissimo. In Coppa andiamo avanti 3-0 alla Cremonese. 4-1 vinciamo contro l'Empoli in campionato. Altro derby d'Italia lo perdiamo 2-1 contro l'Inter. 2-1 passiamo in Coppa contro la Lazio, 3-1 in campionato contro l'Udinese, 2-0 sempre vinciamo contro il Verona per ben 2-0, contro il Frosinone pareggiamo 1-1, qui un piccolo calo però ci può stare, in campionato contro il Napoli pareggiamo per 1-1, contro il Bergamo Calcio perdiamo 2-1, quindi attenzione che abbiamo avuto una piccola, ecco, un piccolo calo, pareggiamo 2-2 anche contro il Genova. Pausa nazionale, si continua con la Lazio che ci batte 2-1, la Roma che vince 3-1 contro di noi, la Fiorentina che ci batte 1-0, madonna, un disastro, il Torino che perde contro di noi, noi vinciamo 3-1, vinciamo 2-1 contro il Cagliari, perdiamo 4-3 contro la Roma in Coppa, contro il Milan perdiamo 3-1, contro la Roma vinciamo 3-2 in campionato, contro la Salernitana vinciamo 2-1 e poi contro il Bologna perdiamo 2-1.
3-1. Sta per finire ultima giornata di campionato. Andiamo a vincere 3-0 contro il Monza. Qualche punto l'abbiamo fatto, ma penso che non abbiamo vinto. Vediamo. Ragazzi, andiamo in classifica. E siamo arrivati al quinto posto. Primo posto è arrivata l'Inter con ben 89 punti, quasi gli stessi punti che l'Inter ha fatto in real life. Seconda la Roma a pari punti con il Napoli. Quarta il Bergamo Calcio a 76 punti. E poi là c'è una bella differenza con la nostra Juventus che è arrivata quinta. Che comunque, ragazzi, io volevo almeno qualificarmi per la Champions League, non ci siamo riusciti. Arriviamo però almeno in zona Europa con l'Europa League. Sopra anche al Milan e alla Lazio siamo stati, quindi ci può stare anche sopra al Bologna e alla Fiorentina. Vanno in Serie B Salernitana, Empoli e Frosinone. Due di queste sono scese anche in real life e quasi quasi poteva scendere anche l'Empoli quest'anno. E va bene, dai, non è andata per niente male. L'altra retrocessa di quest'anno in real life era Sassuolo, ma poi è arrivata ottava. Comunque, non è andata male la stagione dopo l'averla ricostruito la Juventus. Alessandro appende le scarpe al chiodo, quindi si ritira ufficialmente. La nostra formazione è questa qua. Diciamo che alcuni sono anche peggiorati, alcuni addirittura sono migliorati. Vediamo, andiamo nel lab rosa. Vediamo un po'. Neuer ovviamente ha preso un meno 4, ma per l'età, ragazzi. Pinzo gli è rimasto sempre lo stesso. Un più 2 per Cambiaso. Per Alexandro meno 2 perché non ha giocato. Pavard va a prendere un più 1. Giallo va a prendere un più 1. De Wind al Genova va a prendere un più 3. Gatti ci va a prendere un bel più 1. Wolf 1-0. Va bene. Ealing Junior ci va a prendere un bel più 1. Poi Douglas Luiz un bel più 2. McKennie un bel più 2, Nicolas Caviglia più 1, Fagioli più 2, Nonce più 1, Wea più 2, Sule un bel più 2, Ildiz un più 2, Cherry un più 1, meno 3 per Ciro Immobile, ragazzi, per l'età. Adesso andiamo a controllare il tutto, anche soprattutto per i capocannonieri. Vediamo un po' chi sono stati i capocannonieri di questa serie. Aspettate un attimo, volevo vedere, ecco, la Coppa Italia l'ha vinta il Milan 3-1 contro la Roma in finale. Noi abbiamo perso purtroppo in semifinale, in totale 4-3 contro la Roma, però vabbè, ci può pure stare, ragazzi, ci può pure stare. Per vedere i marcatori, come si vede? Non mi ricordo, come cazzo si vedeva? Statistiche giocatori, forse della squadra questa. Ah no, il capocannoniere è Scamacca del Bergamo Calcio. Il nostro giocatore migliore è Ciro Immobile, che comunque ha fatto ben 20 gol. E Sule ne ha fatti ben 19. Quindi, ragazzi, ha funzionato il mio attacco. Abbiamo fatto 39 gol solamente con i nostri attaccanti. Poi altri giocatori della Juventus li troviamo solamente al 22esimo posto, con Douglas Luiz che comunque ci ha fatto ben 13 gol. Altri giocatori della Juventus alla fine li troviamo solamente alla 22esima è l'ultima posizione, con il nostro Douglas Luiz, che comunque non è andata per niente male. In quarta posizione abbiamo il nostro bellissimo Ciro Immobile con 20 gol. Io volevo prendervi, ricordate, anche Thuram, ma ha fatto 21 gol, è rimasto all'Inter e va bene così. Ragazzi, io vi ringrazio per essere qui in compagnia mia. Se questi video vi piacciono, vi raccomando, condividete il video con gli amici. A 100 visualizzazioni ve ne porterò un altro, in caso con qualche altra squadra italiana, chissà, forse l'Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio. Vediamo, ragazzi, vediamo, ditemelo anche voi qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video, direttamente domani qui su Ivan Gaming Sport alle ore 13. E niente, ragazzi.